Nella cura delle patologie ematologiche ed oncologiche, il trapianto consente di offrire un'opportunità di cura ai malati quando le terapie convenzionali non sono indicate o efficaci. Il trapianto di cellule staminali, in particolare prelevate da un donatore, è considerato una delle attività più complesse in ambito medico e chirurgico. Per svolgerla è necessario essere accreditati e in Emilia-Romagna lo sono soltanto Piacenza, Bologna e Modena. All'ospedale cittadino dal 1900 nel 1999 sono stati effettuati 400 trapianti. Abbiamo colto questa occasione, essendo il 400° trapianto che facciamo, per fare un minimo così di rendicontazione anche alla popolazione. Noi facciamo trapianto di cellule staminali, sia autologhe, cioè il paziente su se stesso, ma anche allogeniche, cioè donazione da un donatore volontario sano. La seconda procedura è chiaramente quella più impegnativa, è considerata come un trapianto di fegato, come complessità. Ecco. Di queste, i 490 sono allogenici e questo noi fa sicuramente piacere, anche perché con risultati paragonabili a quelli che sono da letteratura. In parallelo alla qualificazione dell'attività di ematologia si è specializzato anche il laboratorio di immunogenetica. Lo sviluppo è correlato soprattutto all'incremento dell'attività di trapianto del midollo osseo. Un terzo dell'attività è dedicata all'analisi per i trapianti di cellule staminali. Sono 2.500 le tipizzazioni all'anno. Il laboratorio è sede del registro di donatori, 5.700 quelli iscritti a Piacenza e 37 le donazioni nei confronti di pazienti italiani ed esteri sono state effettuate. I tempi di attesa tra l'avvio della ricerca del donatore e l'individuazione dello stesso in Italia sono di 3 mesi, mentre a Piacenza, grazie all'impegno dei professionisti del laboratorio, sono di 38 giorni. La compatibilità con un donatore non consanguineo è di un caso ogni 100.000 persone. Fondamentale per l'attività è ancora una volta il volontariato, che vede in prima linea l'Associazione Piacentina Leucemie e poi si avvale del contributo della Fondazione di Piacenza e Vigevano, di ADMO e Avis. Come al solito solo due parole. Oggi